Volevamo chiedere, nel suo album lei ha rielaborato alcune sue canzoni e quelle di altri artisti. In base a che cosa ha scelto proprio questi brani? Ma perché mi sembravano i più adatti per fare la ginnastica. Allora, l'abbiamo chiamato quel disco Rebetico Ginnastica, Ginnastas, anzi, perché facevamo la ginnastica di fare alcuni brani con fargli cambiare dei tempi, no? Dei ritmi, degli arrangiamenti, e fargli praticare la ginnastica di questo tipo di musica, che è il rebetico, che è una musica greca con musicisti greci, quindi così, cambiargli un po'. Il criterio era quelli che erano più adatti a fare l'esercizio ginnico, che avevano nel cromosoma della composizione una cosa che li rendeva adatti non solo al rebetico, anche alle musiche in generale del porto, la musica dell'assenza, cose che potevano essere arrangiate soprattutto per strumenti a plettro come il buzuki. Un'ultima domanda, secondo lei il genere rebetico può essere ricondotto, parlando di Grecia antica, all'antica lirica e poesia cantata dagli Eidi e dai Rapsodi? Perché... In un certo senso sì, perché si è... Sì, c'è qualcosa di antico, di molto antico nel cantare le proprie pene. Certo, il canto forse degli Aedi era un canto più epico, questo è un canto più lirico, riguarda cose più individuali, però nella musica greca in generale, la musica cretese e tutto quanto, c'è molto secondo me questo aspetto ancestrale che viene, quest'aurea di antichità, soprattutto nella musica cretese, ancora più che nel rebetico, che invece è più una musica urbana.